La Formula X sbarca a Varano per il primo appuntamento stagionale e oltre ai piloti in pista abbiamo anche dei volti noti per quanto riguarda il motorsport italiano, ovvero Diego Bertonelli e Ludovico Laurini, presenti qui per osservare questo grande campionato con 6 categorie al via e oltre 100 iscritti. Diego, iniziamo da te per questo tuo primo appuntamento, sei qui in veste di coach, di supervisore, però è bello vedere tante monoposto di diversa tipologia al via. Sì, io sono qua a seguire un ragazzino e in veste di coach, supervisore. E sono molto colpito dal numero di macchine che ci sono in pista, soprattutto queste Predator che sono abbordabili per tutti. È bello vedere tanti appassionati che spendono le loro fine settimana a gareggiare tutti insieme. I tuoi programmi per questa stagione? Questa stagione farò il Porsche Carrera Cup Italia con il team Dynamic Motorsport, quindi un impegno abbastanza grande. Poi spero il prossimo anno di partecipare al Super Cup, concomitanza col Formula 1, vediamo cosa possiamo fare. Ludovico, allora, sei qui per guardare questo campionato, sicuramente molto bello vedere un paddock ricco di tante vetture e tanti piloti pronti a sfidarsi in pista. Sì, penso che sia la categoria giusta per divertirsi. L'ambiente è bello, simpatico. Anche sì, sono rimasto colpito dal numero di piloti, perciò c'è tanta bagarre, competizione, bello. Un bel modo per passare il fine settimana. Sappiamo che dopo questa giornata sei diretto in volo verso gli Stati Uniti perché ti attende il secondo round stagionale della Pro Mazda con il team RP Motorsport. Allora, come sta andando questa avventura negli Stati Uniti? Sta andando bene, è un'esperienza nuova, dalla macchina alle piste, e comunque è partita bene. Penso che quest'anno si può fare bene. Anche lì abbiamo un buon numero di piloti, i team investono molto, perciò il contesto della gara è molto valido. E allora, nell'augurarvi un buon divertimento con i bolidi della Formula X Italian Series, ringraziamo Diego Bertonelli e Ludovico Laurini e buon divertimento.